Questo grande evento ha avuto il potere e ha il potere assoluto di essere unico, solo, esclusivo, audace, creato da una grande donna, Rita Felice, alla quale dedico il più grande applauso di questa mia prima presentazione. Grazie. Buonasera a tutti. Siete in tanti veramente? Oddio, questa è la seconda volta che io grazie a Rita vengo a Scorzè. Vista di giorno ha tutta un'altra visuale, visti invece di sera siete veramente in tanti. Innanzitutto ringrazio Rita per avermi invitato. Dovete sapere che Rita è conosciuta all'interno di Mediaset in una maniera fantastica. Lei ha sicuramente messo le mani ai capelli di tantissimi VIP. Io ho anche l'onore di essere stata pettinata da lei. Poi lei conosce mezzo mondo. Tutti la conoscono, credetemi, forse sicuramente a Mediaset è veramente uno dei personaggi più conosciuti. Abbiamo di nuovo sul palco, le ringraziamo, le Two Black! Shine on! Come on, grazie Rita, vogliamo ringraziarti anche noi! Ma con piacere di avere qui il sindaco di Scorzè, lascia lei la parola. Ringrazio tutti. Siete stati numerosi questa sera, è la prima volta dopo il Festival Bar che c'è stato anni e anni fa che Scorzè è così presente, così numeroso, grazie a Rita. È veramente, sei stata strepitosa questa sera a organizzare tutto da sola, nessuno può immaginare il lavoro che hai fatto in pochissimo tempo, veramente sei stata grande, grazie. La ringrazio tanto di tutto ciò. Grazie, grazie, buonasera per te. Grazie al signor presentatore. Questa parte va molto bene, quest'altra anche, quella parte là, preghiamo e diciamo, ascoltaci o signore. Ringrazio l'organizzazione per quello che ho visto di là. C'era l'antica gnoccheria del corso. Noi a questo punto la presentiamo insieme, la madrina della serata, colei che ha voluto questa iniziativa in centro a Scorzè. Di solito si occupa dei capelli, si occupa di stile e moda dei capelli. E tanto è vero che da due anni mi pettina, mi trucca, ne ho bisogno. Sì, non ha avuto grandi risultati però. Ci prova. E ogni venerdì sera da Antenna 3, ma questa sera non salirà sul palco né per pettinare né per truccare, ma per. Oh, sai. Stai preparata? Per raccogliere il loro applauso. Per cantare Rita Felice. Sarà bella, vi terremo compagnia in allegria. E se la fantasia di Rita, io l'ho vista nel pettinare, nel truccare, devo dire che è riuscita questa sera a sorprendermi, perché non credevo che la sua fantasia, che ripeto, pure avevo visto sul lavoro, arrivasse a tanto. Ti sei messa d'impegno, ti è venuto spontaneo? Abbastanza. Impegno spontaneo? Spontaneo. E in questo credo che poi li presenteremo meglio, perché fanno parte della giuria che è già ben schierata, perché tra le varie trazioni c'è anche una bellissima sfilata gara di top model. Io vorrei ringraziare il sindaco Clara Caverzan, grazie signor sindaco, e l'assessore Giancarlo Gumiero, perché senza di loro, senza il contributo anche del comune, questa sera non ci poteva essere. Quindi, visto che il vostro sindaco e il vostro assessore, che dono un bel applauso per spingere a fare altre cose di questo genere per il paese, sia una bella cosa, un sorriso.